Polvere siamo e polvere ritorneremo. È un monito della Genesi ed è anche il tema delle opere di Viola. Questo tema racconta un percorso introspettivo, molto personale, ed è la Genesi di Viola, la creazione della sua identità come persona e come artista. Viola inizia il suo percorso artistico esplorando e facendo sue diverse tecniche, dall'olio all'acrilico, dal figurativo all'astratto e nel frattempo, pian piano, dà voce al suo sé, ascoltandosi. Ciò che dipinge oggi è frutto di un percorso introspettivo, prima che artistico, o meglio, introspettivo e artistico insieme. Ha viaggiato dentro di sé, incontrato e accolto le sue paure più profonde, osservato da dentro gli schemi in cui era intrappolata, fino a riuscire a trovare uno spiraglio per uscirne consapevolmente. Ha poi trovato nell'arte la chiave espressiva per trasformare in azione un'idea, far diventare reale l'uscire da quegli schemi castranti, senza paura. Osservandola mentre crea la sua opera, vedo che prima di tutto posiziona tutti gli strumenti e i materiali che potrebbe voler usare, ordinatamente sul tavolo. Questo gesto è come se servisse a tranquillizzare la sua parte razionale, che vorrebbe rimanere ancorata a ciò che conosce e la fa sentire al sicuro. O fluido, un pennello, una spatola o un bastoncino, la colla o il fissante, liberamente e in un tempo indefinito. In ogni opera ci sono sempre i sali dell'Himalaya e la terra a creare tridimensionalità, come cristalli disomogenei di roccia da cui tutto ha origine. C'è sempre il calore del fuoco di una candela a riscaldare e dare luce. C'è sempre la cera che da fluida si solidifica e rimane dove è stata messa come un punto fermo. C'è sempre l'acqua per far fluire e creare connessione fra gli elementi, prima separati e poi uniti. C'è sempre la colla per fissare affinché nulla vada perduto, come la memoria che consente alle idee e ai pensieri di viaggiare nel tempo. C'è tutto ciò che serve per creare, crearsi e lasciare che accada con fiducia nel proprio istinto. C'è un equilibrio istintivo fra materia e liquido, fra pieno e vuoto, fra colore e bianco, che Viola raggiunge facendo entrare i materiali, ma anche facendoli fluire fuori quando eccedono. Accade che l'opera si crea grazie a piccoli gesti, inframmezzati da pause, sguardi e respiri. Ogni opera è una genesi o è un tratto di strada verso la genesi di Viola. La paura della morte è vinta dalla consapevolezza che la memoria onorerà la sua preziosa polvere su questa terra, perché sarà portatrice del messaggio che è nato da lei e per lei, ma che può essere per chiunque desideri ascoltarlo.